Bertuccelli che finalmente è ufficiale, è al Rapallo. Volevo chiedere come ti trovi al Rapallo, sei soddisfatto e quali sono i tuoi obiettivi? Sì, guarda, sono molto soddisfatto di essere venuto qui a Rapallo, è già 3 anni che dovevo venire e alla fine ce l'abbiamo fatta, per un motivo o per l'altro no, non sono mai venuto qui a Rapallo e quest'anno dopo quello che è successo a Val di Vara mi ha chiamato Romano e dove ci sono stato 10 anni con Romano ormai e quindi ho subito accettato immediatamente rifiutando anche altre squadre, che Rapallo è una grande piazza, hanno degli ottimi obiettivi. L'obiettivo è quello di salvarsi, è una salvezza tranquilla. E poi c'è la finale di Coppa e speriamo tutti di vincerla per poter andare avanti e fare fase nazionale. La Coppa Italia la conosci bene? Sì, nel bene e nel male. L'anno scorso con Val di Vara abbiamo vinto la finale, siamo andati a fare quella nazionale e agli ottavi ho sbagliato due rigori e siamo usciti. Quindi la conosco bene per l'arrivare a Olese, dove avevo fatto gol, e male contro il Marianne. Cosa c'è di meglio con un esordio o con gol? Guarda, credo che per un attaccante quello sia la cosa fondamentale. Puoi vincere, puoi perdere, ma se l'attaccante fa gol è sempre contento. Poi il risultato viene prima di tutto, però l'attaccante può sempre fare gol e sono contento di aver fatto l'esordio oggi, aver segnato e soprattutto sono contento per i 3 punti che erano fondamentali, visto che le squadre dietro non ha vinto nessuno e nemmeno quelle davanti, quindi sono 3 punti d'oro. Grande Giuseppe, Grazie ti auguro tanti gol a te. Grazie. e io di registrarne tanti.